Vincenzo Margiotta, ben trovato, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, Sergio. Allora, io volutamente ho scritto Vincenzo Margiotta attaccante, ma non per fare un torto agli amici di Santa Maria di Castellabate, che sai quanto rispettiamo e vogliamo bene anche per i grandi rapporti che ci sono, ma perché tu di fatto sei l'attaccante oggi a Santa Maria, ieri sei stato all'Agropoli, hai girato tante piazze, quindi sei un attaccante, fra l'altro con il vizio, fra virgolette, è una virtù, del gol. Ogni tanto. No, quasi sempre. Grazie. Allora, che cos'è il gol per Vincenzo Margiotta? Beh, sicuramente un attaccante in generale vive per il gol, però di solito io non mi reputo proprio un centravanti vecchio stampo, diciamo così. A me piace comunque far giocare bene la squadra, cercare comunque di aiutarla in tutti i modi, e alla fine, voglio dire, se arrivano gli assist va bene comunque. Ecco, tu porti probabilmente calcisticamente il nome più importante della provincia di Salerno, perché Vincenzo Margiotta... Sì, sicuramente. Voglio dire, quando si dice questo nome... Un fardello. Quindi un fardello, è un peso. Sì. No, è un peso perché col passare dell'età è normale che poi... Guarda che ti sta guardando Alessandro, tuo cugino, Gianfrone, sì, lo suoi, eh. Lo salutiamo. Stavo dicendo il regista agropolese Roberto Gasparro, che fra poco scriverà un libro, un film su Agropoli. Sì, fardello dico nel senso buono, perché comunque portare avanti il nome di mio nonno comunque è un onore, voglio dire. Noi cerchiamo sempre di non farlo rimpiangere, anche se, voglio dire, le categorie sono completamente diverse. Sì, le categorie sono diverse, però diciamo che il DNA, il simbolo, come per esempio i calciatori Panini sono rappresentati dalla rovesciata di Parola, la storia della Salernitana è rappresentata dalla rovesciata di Margiotta. Vabbè, questo non può far altro che piacere. No, perché tu quella rovesciata ce l'hai. Sì, diciamo di sì. È stata tramandata comunque da nonno a nipote, mettiamola così. Eh sì, perché Federico tuo padre, che secondo me, senza nulla togliere a nessuno, anche alla storia, abbiamo avuto di tanti calciatori, e credo sia stato il più bravo giocatore che questa città abbia espresso dopo Vincenzo Margiotta. Io, beh, penso di sì, non lo ricordo sinceramente. Io lo ricordo bene. O perlomeno lo ricordo a sprazzi. Di sicuro i ruoli erano completamente differenti, le caratteristiche fisiche erano completamente differenti. Però diciamo che aveva quel quid in più a livello tecnico, che però giustamente non è sfociato poi in categorie, non dico professionistiche, perché comunque mio padre ha fatto, se non sbaglio, 10 campionati di Serie C, però io parlavo di Serie A e Serie B come mio nonno, diciamo. Certo, solitamente quando si prende Vincenzo Margiotta è sinonimo di vittoria. Perché anche qui l'Agropoli ti prende nel 2011-2012, vinci il campionato, ti prende le Bolitane in campagna, vinci il campionato. Quest'anno sei approdato a Santa Maria di Castellabate, intanto c'è collegato anche l'attaccante del Bisceglie, Angelo Scalzone, che salutiamo. Salutiamo. Sì, io ho sposato questo progetto soprattutto per la genuinità e le persone che comunque sono a Santa Maria, serissime, e mi hanno dato comunque l'opportunità di ritornare in campagna dopo un paio di anni. E diciamo che noi, come ho detto appena sono arrivato a Santa Maria, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e fare la corsa su noi stessi. Poi, voglio dire, quello che viene ce lo prendiamo, nel senso che il nostro primo obiettivo è puntare ai playoff. Di sicuro ci sta è una bella lotta, perché comunque il campionato è molto equilibrato, e noi ci siamo, noi lottiamo, vediamo un pochino dove arriviamo al termine di questa stagione. Certo, saluto dunque ad Angelo Scalzone. È collegato anche un giovanissimo procuratore, Lorenzo Forlano di Battipaglia, che è uno che sa piazzare i calciatori come non molto. Lo salutiamo a Lorenzo e tanti di coloro che si stanno collegando. Parliamo per un attimo di questa scelta, però non possiamo non dire che comunque l'Agropoli ti ha cercato.
Sì, diciamo il richiamo della città c'è stato. Sì, il richiamo della città c'è stato il richiamo della società, ma questo è perché comunque è quello che comunque di buono hai fatto in questi anni. Lusingato dalla proposta comunque dell'Agropoli, ho optato la società del Santa Maria più che altro per una tempistica leggermente diversa da quella che era successo comunque con la società dell'Agropoli, che ringrazio e stimo in pieno, ma c'è stata soltanto una tempistica diversa. Guarda che si è collegato proprio in questo momento un allenatore vincente, che è Ciro De Cesare. Lo salutiamo. Sì, perché fra l'altro Ciro è stato protagonista con il Castel San Giorgio di questa grandissima rimonta che c'è stata sull'Agropoli. Ecco, dice Stefano Trapanese, mi sembra che sia il nipote del grande Vincenzo Margiotta degli anni 60, no, degli anni 30, anni 40, 45. 40, sì, 40. Quindi Stefano, noi l'abbiamo già detto in avvio di trasmissione, ci mancherebbe altro. Ecco, campionato che, parliamo per un attimo dell'eccellenza, che il Castel San Giorgio ha praticamente riaperto domenica, perché ora ci sono tre squadre appaiate al vertice con voi, che comunque rimanete in zona playoff. Sì, diciamo che, se mi posso permettere, Sergio, domenica a Cerdinato c'è stata una rapina senza il passamontagna. Di sicuro il Castel San Giorgio ha riaperto il campionato comunque vincendo con l'Agropoli, di conseguenza facendo sì che questo campionato comunque sarà di sicuro molto 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 equilibrato fino alla fine, però permettimi di dire che noi, se avessimo portato a casa un pareggio, non avremmo comunque rubato nulla, anzi ci hanno scippato di un punto clamorosissimo. Tu ti riferivi alla partita di Cervinara? Sì, assolutamente. Io in 20 anni di calcio, se si può parlare di calcio in questo caso, non ho mai visto una cosa del genere, sinceramente. Voglio dire, ci sono le immagini che parlano chiaro, quindi di conseguenza si fa fatica e veramente si fa fatica a buttare giù una sconfitta del genere. Intanto Francesco Nettuno, un abbraccio forte da un vero agropolese che mi ha fatto tanto godere del 2012. Il ricambio. Ecco, Vincenzo, c'è abbiamo anche... goduto un pochino tutti quanti. Vincenzo, ritornando un attimo alla partita con l'Audax, tu sei stato autore di un gol, fra l'altro anche molto bello, che hai salutato con grande affetto verso i tifosi del Santa Maria, però in quel momento era un gol fondamentale, perché l'Agropoli stava vincendo sul campo del Castel San Giorgio e tu invece hai pareggiato, quindi portando a 5. In quel momento là è venuta fuori, diciamo, una certa sintonia, o mi sbaglio? Telepatia, se la possiamo chiamare così, però purtroppo per me e per la Polisportiva Santa Maria e per l'Agropoli in questo caso è valso veramente a poco. Si è parlato anche, io ho parlato con il vicepresidente del Santa Maria, poi il collega Lucibello ha fatto un ottimo articolo sul fatto che il presidente Ricci non si sia comportato bene nel Cervinara. Io questo sinceramente non te lo so dire, so soltanto che dopo la partita, con un campo zuppo d'acqua, dopo pochi minuti che stavamo negli spogliatoi, hanno chiuso l'acqua calda addirittura, quindi di conseguenza non so fino a che punto c'è stata questa cosa. Certo è che la partita, voglio dire, ripeto, ci sono le immagini, certo è che è andata come è andata, e possiamo soltanto che leccarci le ferite a questo punto. Torniamo per un attimo indietro, la tua, poi torneremo sull'eccellenza campana. La tua è stata una carriera che si è imposta soprattutto nella Calabria, nella Puglia, nella Basilicata, dove ancora ti cercano per farti giocare. Tu sei voluto tornare a casa. Sì, diciamo che l'età che comunque mi comporta, o perlomeno ho ascoltato il richiamo della campagna di casa, però diciamo che non è ancora tempo di smettere, anche perché ho un obiettivo abbastanza importante da raggiungere. Vincere il campionato col Santa Maria?
In questo momento è molto difficile, perché comunque 8 punti sono abbastanza, però il mio obiettivo e l'obiettivo comunque comune della società è cercare di fare più punti possibili e dare fastidio comunque alle prime tre. L'obiettivo invece era sul piano personale. Poi ne parleremo una prossima volta. Vincenzo, Spicuzza, Itri, Manzo, Cherillo, Margiotta e chi ne ha più ne ha più ne mette costituiscono una squadra importante per il campionato. Sì, diciamo che è una squadra che dà ampie garanzie, giocatori, un mix di giocatori giovani ma nel tempo stesso esperti. E ti ripeto, Sergio, noi dobbiamo fare la lotta prima su noi stessi e fare più punti possibili affinché questo ci porti a raggiungere un obiettivo che a Santa Maria comunque sarebbe un primato storico, possiamo dire, visto che il raggiungimento dei playoff nel massimo torneo regionale. Sicuramente, però adesso c'è una new entry, mi sembra che sia il Costa d'Amalfi, sì. La Battipagliese potrebbe recuperare con qualche innesto, però naturalmente voi siete una squadra molto molto importante. Su quello non ci piove. Io come tutti i miei compagni comunque dobbiamo raggiungere questo obiettivo e raggiungerlo a tutti i costi, perché comunque la piazza, anche se è nuova a questi campionati, però ha voglia comunque di crescere, ed è giusto che insieme a noi comunque cresciamo un pochino tutti quanti. Guarda che stai guardando Antonio Fiorillo, un grande Antonio. Ti fai il cross e la butti dentro. Speriamo, Antonio. Allora, volevo dirti, anche il calore di una città come Santa Maria, che è salita alla ribalta delle cronache con il film Benvenuti al Sud, è un punto di firma, fra l'altro ha una grande storia calcistica il Santa Maria, non lo dimentichiamo questo. Assolutamente no, io parlavo più che altro nella massima categoria regionale. È normale che Santa Maria ha fatto campionati importanti in categorie leggermente diverse, ma sempre con una storia, sempre comunque con un blasone, anche perché, se non sbaglio, è molto longeva come società, se non sbaglio che è nata nel 1932, quindi di conseguenza ha tantissimi anni e comunque ha sempre voglia di migliorare, e anno per anno si migliora sempre di più, e questa è una cosa che va dato atto comunque alla società, a tutto lo staff organizzativo e a tutte le persone che comunque compongono lo staff della società. Vincenzo Margiotta, nel corso del tempo che cosa ha modificato rispetto all'inizio della carriera? Beh, diciamo che con l'età, ripeto, che avanza, è normale che cerchi di giocare leggermente in maniera più diversa, cioè diversa, nel senso che se prima riuscivi a ricoprire più ruoli in attacco, ora comunque cerchi di far crescere anche i giovani avendo una voglia rispetto comunque ai ragazzini che possono affacciarsi ora nel mondo del calcio. Di sicuro non sono fresco più come una volta, però rimaniamo leggermente più in aria rispetto a prima, che lavoravamo di più su una sorta di Del Piero, del primo Del Piero e del secondo Del Piero. Il secondo Del Piero, ecco, l'accostamento così. Va bene, mettiamola così. Pirozzi è uno che predilige il 4-3-3, quel gioco molto molto interessante, intelligente, con le fasce protagoniste, o mi sbaglio? Sì, io ho avuto modo, comunque lo conoscevo già da prima, nel senso che avevo visto molte partite dell'Agropoli quando lavorava con la società agropolese, però ora lo sto conoscendo comunque come allenatore. È molto preparato, molto esigente, ed è giusto che comunque pretenda il 100% da tutti quanti, un professionista vero con tutto il suo staff, e di sicuro lui è un allenatore che predilige giocare sì sulle fasce con un 4-3-3, con manovre avvolgenti, e sperando che alla fine possa avere dei giovamenti su questa situazione. Avevi mai affrontato l'Agropoli d'avversario? Mi pare di no. No, mi sembra di no. Era stata la prima volta. Quale sensazione hai avuto?
Diciamo che è cioè stata vedere una situazione, il delfino sul petto di altri è stata una situazione, è stata una sensazione un po' strana, nel senso che comunque io cioè sono agropolese e sono nato, cresciuto e tra virgolette il tuo nome è la simbologia del calcio di Agropoli. Di sicuro è stato un effetto un po' particolare, però l'ho vissuta più nel prima della partita. Appena ha fischiato l'arbitro, diciamo che tutta la tensione è calata. E guarda che vedi che ti sta guardando Fabio Cortazzo. Lo salutiamo, 10 anni a scuola insieme siamo andati. Pure Adriano Auturi, sì. Stanno tutti come noi sul tuo nome, tutti questi ci sono collegati. Questo cosa significa? Io li abbraccio affettuosamente perché sono tutti miei cari amici. Cioè questo significa che ancora un po' di agropolesità, cioè... Perché noi siamo portati a dire che Agropoli ormai è di altri, noi siamo e invece no, perché ospiti noi siamo in casa molti, nostra. No, invece la penso diversamente, nel senso che comunque gli agropolesi si sentono agropolesi e amano la città come amano la maglia, come amano tutte le zone di Agropoli importanti come possono essere Lungomare, Trentova e di conseguenza c'è sempre un amore incondizionato per Agropoli e penso per l'Agropoli a questo punto, anche se gli spettatori al campo in questo caso sono molto pochi. Sì, è vero, sono molto pochi, però l'Agropoli poi ha una mediaticità molto elevata, cioè l'Agropoli è seguitissima sui social. Sì, perché comunque il bacino d'utenza è abbastanza grande, quindi di conseguenza è normale che poi nel dopo partita oppure prima delle partite comunque si parla dell'Agropoli, perché un paese di 22-23 mila abitanti è normale che il bacino d'utenza porta, anche se il contatto diretto tra tifoseria o tifosi in generale con l'Agropoli società e Agropoli squadra si può essere un pochino allentato, però credo che poi sui social, sulle trasmissioni, penso che l'agropolese esce fuori, ecco, mettiamola così. Ecco, Vincenzo, tu sei stato tanti anni lontano da Agropoli, ma ti mancava la città? Tantissimo, per questo io dicevo che erano tanti i sacrifici che comunque si facevano, sperando poi in un domani di, tra virgolette, avere un tornaconto, mettiamola così, e il tornaconto l'ho avuto nel 2011-2012 quando sono ritornato scendendo di categoria tra l'altro e vincendo il campionato, che poi tra l'altro non so se lo sai Sergio, io sono ho vinto 2 campionati, lo so, lo sto appunto dicendo, credo gli di ultimi essere, due che ha vinto la credo Europa. Di essere l'unico. Se non sbaglio, certo, sì. No, ma io lo dicevo perché purtroppo cabalisticamente molti speravano che tu venissi ad Agropoli proprio per questo fatto. Lo so, dicevo... però, ripeto, la tempistica, sì, la tempistica ho capito. È stata diversa, però ritornando al prima, comunque il richiamo di Agropoli e dell'Agropoli comunque era forte anche negli anni precedenti. Ti ripeto, sono ritornato poi nel 2011-2012 dove vincemmo il campionato e penso che quello credo sia stata la ciliegina sulla torta, anche se poi l'anno dopo in quarta serie è andata come è andata, però diciamo che ho un ricordo di quell'anno che non me lo toglierà mai nessuno. Vincenzo, ma tu quando chiedi il risultato dell'Agropoli lo fai come giocatore del Santa Maria, come tifoso, come ex giocatore dell'Agropoli? Un pochino tutti e tre. Ma quello di più? Ma non a quel punto non credo, perché è normale che l'Agropoli in questo momento dista 8 punti, quindi chiedere il risultato dell'Agropoli per capire se poi noi possiamo, diciamo, mi sembra riduttivo. Chiedo il risultato vado a vedere il risultato dell'Agropoli perché come vedo il risultato comunque della squadra che ci precede in classifica, comunque vedo quello là dell'Agropoli. È normale che poi nel momento in cui finisce il campionato si resetta tutto e di conseguenza poi ci possono essere altri scenari, voglio dire. Alberico Guariglia è una persona a mio avviso strategica nel calcio, diciamo, del Cilento, ma lo dico apertamente, e un tempo fa lo dissi anche in televisione, perché
nella gestione Alfieri del comune di Agropoli riusciva a valorizzare il lavoro di Franco Alfieri, che ha fatto tantissimo per Agropoli. Quando è andato diciamo ad interessarsi di calcio, ha impostato la sua azione nella pressare l'amministrazione locale di Castellabate nel far fare il campo nuovo a Castellabate. Poi, quando ha preso in mano le redini del gioco, ha puntato sulle risorse di Agropoli. Non a caso voi avete in squadra un giocatore come Di Luccio, secondo me uno tra i più bravi registi in circolazione, che adesso è infortunato. Avete Romano, che è uno spettacolare calciatore straordinario, entrambi sono under, e avete anche il ragazzo italo-tunisino sulla destra, Hassan, che è molto bravo anche lui, molto serio, molto garbato. Inoltre ci sono tanti altri giocatori di Agropoli, cioè Alberico Guariglia ha valorizzato quello che purtroppo noi in città non abbiamo negli ultimi tempi saputo valorizzare, anche se va dato merito a chi ha oggi il settore giovanile in mano dell'Agropoli, del grande lavoro che si sta facendo, con tanti sforzi, tanti sacrifici, qualche impedimento, però anche qui stanno facendo un grande lavoro. Dico, Castellabate, Santa Maria ha valorizzato Agropoli. Sì, ha valorizzato Agropoli, soprattutto con il settore giovanile, che comunque è un fiore all'occhiello di questa zona, diciamo, del Cilento. E poi lo conosciamo tutti, voglio dire, Alberico Guariglia è una persona di calcio, ha giocato tantissimi anni, vecchia gloria anche del calcio agropolese. Infatti la prima volta che parlai con lui dissi ho esultato volte ogni volta, quando comunque segnavi, non segnava molto però era bravo. È l'ultimo anno però che purtroppo gioca ad Agropoli, l'Agropoli retrocesse dall'Interregionale, andò in Eccellenza. Però voglio dire, lui è normale, ha vissuto nel mondo del calcio per tantissimi anni, ci è nato nel mondo del calcio, quindi è normale che ha avuto delle idee lungimiranti e di conseguenza si vedono i frutti ora. Sì, torniamo per un attimo al campionato di Eccellenza. È un giro di ritorno che a mio avviso vede un po' l'Audax favorita, soprattutto per quanto riguarda il calendario, poi perché è una buona squadra, perché sin dall'inizio del campionato è rimasta ai vertici, fa la finale di Coppa Italia. San Tommaso e l'Agropoli, San Tommaso ha due grandi attaccanti, l'Agropoli ha 10 giocatori che vengono dalla Serie D e ora ne sta prendendo un altro che viene ancora dalla Serie D. Queste sono le caratteristiche di queste tre squadre. Sì, per quanto mi riguarda l'Audax Cervinara è una squadra che comunque gioca insieme da tanto tempo. Ha cambiato, se non sbaglio, soltanto l'allenatore e qualche elemento, però diciamo che l'ossatura è quella da 3-4 anni a questa parte. Mentre per quanto riguarda l'Agropoli, io quando ci ho giocato contro l'ho vista fisicamente molto preparata, sono comunque tutti ragazzi che hanno voglia di emergere, hanno anche delle buone trame di gioco. Quello che credo è che nel momento in cui, come è capitato ieri ad esempio, nei momenti importanti possono venire meno a livello di esperienza e comunque gestire un campionato di vertice in determinate situazioni di classifica oppure in determinate situazioni di partita, è normale che un trentenne è diverso da un ventenne. Loro sono molto giovani, però come ti dicevo prima hanno un allenatore comunque a mio avviso preparato, hanno delle trame di gioco interessanti, fisicamente sono forti, l'unica cosa che forse possono peccare alla lunga è una situazione gestionale delle partite, quando i punti iniziano comunque a pesare, invece di essere 3 punti diventano 6 e a quel punto possono peccare un pochino. Il Cervinara dall'altro canto è una squadra molto preparata, giocano insieme da tantissimo tempo, come ti dicevo prima, conoscono questa categoria, però se ti devo dire che mi hanno fatto una grandissima impressione, io ti dico sinceramente di no. Non conosco il San Tommaso se non i due attaccanti, Caro Tenuto comunque e Trimarco, che conoscono come le proprie sono tasche, bravissimi. Come le proprie tasche questi campionati, però per quanto riguarda gli altri giocatori del San Tommaso non li conosco. Certo è che comunque questa è una coppia d'attacco che comunque può far fare la differenza.
Ecco, volevo dirti... E noi ci dimentichiamo di Santa Maria, anche se sì, siamo un po'... Ne abbiamo già parlato, però Stefano Anzalone mi chiede la Battipaglia, come vedi la Battipagliese? Io non ti ho fatto prima la domanda, fra l'altro si è collegato anche un attaccante di grande pelo come Gabriele D'Angelo, che era uno che le reti... Lo sai Gabriele? Ti sta guardando. Lo salutiamo. Stefano Anzalone parla della Battipagliese, che ha avuto una disavventura. Pietro Pinto è stato fallimentare come scelta, tornato Fusco. Io sinceramente non so in casa altrui cosa succede. So però che per certo che comunque quando presero il mister Pietro Pinto fecero una buona cavalcata, nel senso che navigavano in brutte acque prima, se non sbaglio. Poi io, arrivando a dicembre, sai, sì, seguivo, però potevo vedere parzialmente soltanto classifiche e risultati in maniera molto sporadica, così. Pietro Pinto per un periodo ha risollevato la Battipagliese fino a un punto che purtroppo poi per situazioni, per divergenze penso societarie, per divergenze comunque dell'ambiente, hanno fatto sì di ricambiare un'altra volta e prendere comunque Enzo, che è un grandissimo amico mio. Allora, noi abbiamo parlato della Grove, di Santa Maria, però Vincenzo Margiotta nonno, sì, ha avuto grande vetrina a Battipaglia. Se si dovesse essere la chiamata un giorno della Battipagliese? Ma io penso che nel calcio mai dire mai. È normale che in questo momento della mia vita è normale che devi prendere in considerazione un pochino tutte le cose che si prospettano. È una Battipaglia che piazza. Certo, è una piazza importantissima. Io ho giocato a Eboli, non so poi come... No, pure Pietro Pinto era di Eboli. Verrò accettato. Pure Piccirillo era di Eboli. Però certo, no, non è questa. Vabbè, a parte gli scherzi, è normale che a Battipaglia è una piazza importantissima. Mio padre, scusami, il tuo compagno di squadra. Mio padre ci ha vinto il campionato. Ma tuo padre poi... Ha giocato tantissimi anni, quindi voglio dire, la piazza si commenta da sola. Però io sono aperto a tutti i progetti importanti e tra virgolette vincenti. Uno dei più bravi calciatori del Cilento, secondo me, si è collegato in questo momento, lo salutiamo perché rappresenta a mio avviso una icona del Cilento, il Marco Passaro della Gelbison, che sta seguendo, e fra l'altro sta seguendo anche un personaggio che al calcio di Agropoli ha dato tanto, però ha ricevuto sempre poco, che è Peppe Nunziata. Sì. Sei d'accordo su questo? Sì, sono d'accordissimo. Giuseppe, io lo conosco, cioè lui mi conosce da quando io ero piccolissimo, giocavamo per strada insieme, voglio dire. Sì, con me si è sempre comportato in maniera... se si può dire idilliaca, voglio dire, quindi per me è una grandissima persona, è sempre stato comunque messo a volte in discussione, ma perché è troppo amico dei calciatori, forse può essere, però lui è di cuore, sì. È un ragazzo di cuore, quindi è normale, è inevitabile che i ragazzi di cuore possono piacere ad alcuni e altri meno. Intanto Marco ci salutano da Vallo della Lucania. Però c'è una domanda che io mi ero riservato di farti se tu fossi venuto da Agropoli, però te la faccio lo stesso. Nel primo campionato che tu vincesti con l'Agropoli, alla guida il compianto Formico, presidente Di Luccio, Formicola, l'Agropoli aveva una grande avversaria, che era la Gelbison, il cui condottiero era Maurizio Puglisi. Ma ti aspettavi che dopo tanti anni Maurizio Puglisi potesse essere la bandiera, diciamo, perché lui quello che, insieme con Cerruti, che fa tutto nell'Agropoli? Sì, vabbè, come ti dicevo prima Sergio, è normale nel mondo del calcio, soprattutto nel terzo millennio, mai dire mai. Quindi è normalissimo che il capo all'epoca della Gelbison poteva sicuramente un giorno fare il co-presidente oppure avere un ruolo importantissimo nella società dell'Agropoli, come un giorno, se ci dovesse essere la possibilità, Cerruti andare alla Gelbison oppure il patron della Battipagliese andare a Eboli. Purtroppo questo è un calcio che non ha
tra virgolette, se mi puoi passare il termine, padroni, quindi di conseguenza può succedere di tutto. E a Vallo della Lucania, è giusto dire anche questo qua, si consumò uno degli strappi più particolari che della storia del calcio di Agropoli, quello tra Vincenzo Margiotta e Delli Santi in diretta TV Rai Mondiale, perché fu data quella partita sì. In diretta TV. Cosa successe con Delli Santi? Vabbè, non lo vogliamo dire. In un'altra sede. Vabbè, no, vabbè, comunque. No, nel senso. Guarda vedute, che siamo andati pure Rino Guarino, che è un tuo tipo. Vedute completamente differenti. Che poi alla fine del campionato mi hanno dato. Anche ragazzi che hanno condiviso con me l'esperienza dell'interregionale all'epoca dell'Agropoli e i playout comunque mi diedero ragione, ma non perché io cercassi comunque qualcuno per la ragione o meno, è proprio a livello umano e di conseguenza mi bastò l'appoggio di tutti i miei compagni di squadra per capire comunque la tipologia di persona, mettiamola così. Ora ti sta guardando una persona che, se ti dico il nome, ti metti a ridere, però te lo dico. È uno che... A ridere o sorridere? Ridere e sorridere. Okay. Beh, sai perché? Perché questo è uno che ha fatto gol in tutte le categorie, però non ha avuto grande, grande fortuna nella vita e ha un nome anche importante. Gigetto Serravera? No. E però ci siamo. Non lo so. Francesco Santasus. Ah, ma il mio fratello. E se ti sta guardando. Cioè, voglio dire, Francesco è uno che lo abbiamo incarcerato, non lo abbiamo fatto giocare. Il papà non lo faceva giocare. Vabbè, quelle poi sono situazioni che si vengono a creare, però diciamo che Francesco è sempre stato un ragazzo che tra virgolette che si è accontentato, mettiamola così, perché se avesse veramente voluto giocare a calcio di sicuro non avrebbe. Però che calciatore Francesco. Sì, a me piaceva tantissimo. E poi che ragazzo. Vabbè, non ne parliamo. si stanno collegando tutti, almeno io faccio dirette continuamente, ma questo tipo di sono contento. Di approccio difficilmente, io ti dico soltanto quelli, ma sono tantissimi coloro che si stanno collegando, però noi ci avviamo alla conclusione anche per non tediare, perché poi diventiamo molto certo. Ripetitivi. Come è cambiato il calcio nazionale secondo te? Che tu sei molto riflessivo. Sì, ci sono, secondo me, a mio avviso, ci sono purtroppo pochi talenti. Io parlo di talenti puri. Voglio aprire una parentesi, pochi talenti o ci sono dirigenti che non li sanno trovare e valorizzare? Chiusa parentesi. No, secondo me nel calcio moderno attualmente si predilige molto di più la forza fisica, l'altezza, la velocità, tutte caratteristiche che poi crescendo tu puoi migliorare. La tecnica di base purtroppo o ci nasci o la migliori nel momento in cui tu sei in fascia. Parlo sempre a livello calcisticamente parlando, però diciamo che negli ultimi 15-20 anni i talenti sono veramente rari, non me ne vogliano. No, scusami Francesco, ti manda quattro cuoricini. Quattro? Sì, quattro. Vabbè, quattro li ha fatti. Benissimo. Però ripeto, purtroppo si valorizzano poco quei calciatori che hanno determinate caratteristiche. All'epoca si diceva il trequartista, no, non va più di moda il trequartista. Il trequartista deve giocare sempre. Il trequartista deve giocare sempre. Quindi dico, cioè, chi ha la mentalità da trequartista, secondo me, deve giocare sempre. Devono prendere comunque sia le società sportive, sia i dirigenti, sia i presidenti e gli addetti ai lavori, comunque, secondo me, devono prendere in considerazione di più il fatto che è più importante un giocatore che sa stoppare la palla e ti può fare un dribbling o calciare una punizione che uno che corre per 95 minuti. E la chiudiamo qui. E tu parli di trequartisti e anche a farlo apposta, parli del diavolo e ti spuntano le corna. Si collega Giovanni Di Luccio, che lui di trequartisti ne comprende molto molto bene. È vero. Giovanni pure che bel giocatore. Sì, infatti, no, vabbè, io lo ricordo che
Andavo sempre a vedere la mitica Under 18 all'epoca. Infatti lui ti dice: grande ragazzo e fantastico calciatore, sei amatissimo. Grazie, grazie. Non ti aspettavi nemmeno, tu lo sapevi però. Allora dice Stefano Anzalone: vorrei farle una domanda, dicono sempre i giocatori sono contro l'allenatore, ma è vero tutto questo? Cioè Stefano Anzalone da Battipaglia dice che quando poi si creano dei casini, all'interno di spiegato in generale, dicono che sempre i calciatori sono contro l'allenatore, secondo te è vero o no? Ma secondo me sono luoghi comuni questi, nel senso che è normale che un giocatore non può, 22 giocatori è normale che non la possono vedere come l'allenatore è uno, i giocatori sono 25, quindi di conseguenza è normale che la possono pensare in maniera diversa. Io poi tra l'altro ho preso anche il patentino d'allenatore, quindi cerco di mettermi nei panni a volte di un giocatore, tipo mi metto nei panni dell'allenatore che lascia fuori tipo una tipologia di giocatore, però io penso che l'allenatore fa sempre le scelte in base alla formazione migliore da mandare in campo. Non credo che ci siano proprio delle come dire dei giocatori che remano contro l'allenatore, tutti e 25 giocatori che remano contro l'allenatore. Ci può essere qualche cosa isolata? Non lo posso pensare, perché altrimenti è brutto proprio da pensare una cosa del genere. È normale che in un gruppo ci possono essere dei calci, uno, due, tre, che la pensano in maniera diversa, ma non credo che possano fare una guerra isolata per mandare via un allenatore o per metterlo in cattiva luce. Ma adesso che sei ancora calciatore giocherai per molto tempo ancora. Sì, qualcosa da allenatore la vedi dal campo? Sì, certo, è normale che vabbè, io sono sempre stato tra virgolette un generoso in campo, quindi è normale che ci sono dei momenti della partita che capisci poi con l'età che invece di andare a pressare tipo i difensori nella metà campo loro, cerchi comunque di mantenere un determinato equilibrio. Se dovesse uscire, che ne so, un esterno in maniera più alta, tu cerchi di riprendere il posto. Quindi è normale che la vedi leggermente diversa da come la potevi vedere 10 anni fa. E invece quando farai l'allenatore sarai fossilizzato su un modulo o valuterai più moduli? No, è normale che nel momento in cui passi dall'altra sponda, diciamo, è normale che io penso che un allenatore bravo debba fare necessità virtù, nel senso che deve cercare di far rendere al meglio i propri giocatori. Quindi è normale avere un metodo di gioco, però secondo me devi essere anche capace di avere un certo equilibrio e di essere molto elastico. Per quanto riguarda, siamo quasi in conclusione, invece torniamo all'agropolesità. Secondo te dove è venuta meno ultimamente l'agropolesità? Nel non scegliere molti giocatori di Agropoli? La possiamo mettere pure su questo piano, anche se giocatori proprio di Agropoli, sinceramente, o perché io sono stato via tanto tempo o perché seguo poco il calcio tra virgolette agropolese, però non credo ci sia tanto da attingere. Girano sempre i soliti nomi, perché io penso che in questo mondo si bada più alla partita alla PlayStation che a giocare comunque per strada in piazzetta tipo col Super Santos fino alle 10 la sera. Io ero uno di quelli a 6 anni, 7 anni, e di conseguenza c'è totalmente un'altra generazione e non so sinceramente fino a che punto i giocatori agropolesi quanto realmente possono dare alla causa dell'Agropoli, se non i giocatori che comunque stavano 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa. Io parlo comunque dei vari Landolfi, parlo all'epoca di Giovanni Montano, che anche se non è di Agropoli, la stessa cosa Francesco Santosusso, che anche se si è accontentato però 7-8 anni fa comunque era un giocatore che si ci poteva fare affidamento, a me stesso. Quindi
è normale che c'è poca materia prima, secondo me, Sergio. Anche, anche di allenatori non ne stanno nascendo più tanti da Coppa, però ce n'è uno che secondo me è bravo, 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 lo dico fino all'infinità, però che non sta trovando molto spazio. Mi riferisco a Giovane, perché poi ce ne stanno... Sì. C'è Santosuso, c'è Condemi, ci sono sì. altri pure più, diciamo, più avanzati nell'età, che è Cianfrone, Peppe Cianfrone, che secondo sì. me è un bravissimo. Sì, io lo conosco da tantissimo tempo, diciamo che siamo cresciuti insieme con Giuseppe. E, lo penso anch'io, anche se ho visto giocare poche volte la... Si applica, si aggiorna, sì, 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 sempre su quello, sul pezzo. Sempre sul pezzo, sì, sono d'accordo con te. Anche se ho visto giocare poche volte la, le squadre, comunque le sue squadre. Io una cosa, cioè se posso come no, puoi dire di dargli un consiglio, è che anche lui non si deve... deve fare più esperienza possibile. Perché a volte allenatori giovani... è normale cercare di decidere il meglio, però a volte anche il meno peggio, mettiamola così, fa sempre curriculum, fa sempre esperienza, e poi ci sono delle situazioni che ti tembrano. E quindi è un consiglio, se è un consiglio che comunque posso dargli, che comunque anche lui deve sposare progetti, anche se agli occhi comunque di molti addetti ai lavori possono essere tra virgolette negativi, però comunque ti fanno crescere sia come allenatore che come persona, proprio a livello di spogliatoio. Pensi che sia, non si sa vendere forse? Io questo non no, questo non si posso... sa proporre, perché lui è di una bravura straordinaria. Questo... Carmelo Condemi lo ha portato a Sano l'anno scorso. Infatti fecero bene tutte e due. Poi sinceramente non so quello che è successo le ultime vabbè, giornate. Vabbè, sono cose che capitano, sono... voglio dire. No, certo, io poi queste cose non lo so. Non so, come hai detto tu, se si sa vendere o meno, però so che comunque è un bravo ragazzo prima di tutto. Poi è normale, giudicare un allenatore può essere opinabile, nel senso che per un addetto ai lavori può essere fortissimo, per altri può essere meno forte, quindi di conseguenza non so se si sappia vendere o meno. Ti ripeto il consiglio che gli posso dare è cercare di sposare più progetti possibili, ecco. Voglio dire a Gianmarco che ti colleghi adesso che abbiamo finito, si è collegato mo Gianmarco. E allora concludiamo questa full immersion anche nell'agropolesità, perché Vincenzo rappresenta molto l'agropolesità, al di là di dove sta giocando, che questo c'entra poco, o si gioca contro o fuori dell'agro, stiamo parlando di agropolesità. Infatti ha restituito con un altro grande complimento Gianmarco. Ma Vincenzo Margiotta, visto che ha citato i luoghi di Agropoli, poi ti dico io quale preferisco. Qual è il posto che preferisci di più della città? Perché tu prima ne hai citato tre o quattro. Vabbè, come vista diciamo che la porta di Agropoli è qualcosa di stupendo. Io ho viaggiato tanto, ho visto tantissime comunque località, però penso che il panorama che abbiamo ad Agropoli sta da pochissime parti. Castellammare hanno quel panorama, hanno fatto sì, il ma film. Sopra, però io sto sotto, quindi di conseguenza non è un panorama a me familiare, però ti ripeto, la porta d'Agropoli secondo me è qualcosa di allucinante. E poi io amo il mare, per me Trentova è il pallone, Trentova per me sono cose che non si possono spiegare. Ti dico io qual è il posto che mi piace di più. Ci ho passato la notte da solo di Capodanno a fare un video, la collina San Marco. Ah, sopra lì. La terrazza è una terrazza, diciamo, sul mare, un bellissimo panorama, è vero. Sì, allora vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto su Agropoli, per esempio? Lasciamo stare il calcio per un attimo. Basta.